ovviamente dai manoscritti alle stampe, dal generale tradizione veneta, codice 465, se non ricordo male, della capitolare, stampe vere della linea commedia fino al 1555 e oltre. È un discorso molto interessante, perché credo che coinvolga anche la storia del commercio agrario, la storia dell'inserzione dei commenti anche in queste stampe. E nessuno meglio del professor Sandal poteva affrontare questo argomento. Il professor Sandal è uno studioso del libro antico, dalle molteplici e raffinate competenze. Ha diretto per diversi anni la biblioteca coloniale di Brescia e poi è stato qui da noi a Verona, credo per 15 e più anni, direttore della biblioteca civica. Anzi, proprio parlando della civica, mi fa anche piacere ricordare che recentemente si è tenuta una mostra bibliografica, la commedia di Dante, Fabei 400, con l'esposizione anche di alcuni esemplari, come la prima tascabile dal romanzo del 1912, più credo che il professor Sandal avrà certamente qualcosa da dire. Quindi io chiederei la parola, non senza però aver fatto un sia pur breve cenno alla sua produzione, ai suoi buoni interessi, le sue curatele, con ad esempio il dizionario dei tipografi degli editori italiani, editori di tipografi a Milano nel 500, e poi di alcuni importanti volumi come il libro veramente importante e fondamentale in questo senso, il libro in Italia del Rinascimento, e con la Angela Novo, se non ricordo male, che è stata a Brescia nel 500. Credo di aver parlato troppo. La parola a Elena. Grazie questa presentazione così lieve. Appunto, questo intervento è di natura bibliografica. Si intenderebbe porre in risalto il contributo dell'editoria veneziana, intendendo in questo termine, tanto i tipografi, gli stampatori, come i librai, i mercanti di libri, i finanziatori e anche i letterati che frequentavano le botteghe di stampa. Cioè il contributo dell'editoria veneziana alla tradizione stampa del poema dantesco. Perché il Dante del titolo riguarda ovviamente soltanto la commedia. Abbiamo sentito appunto poco fa che i testi di Dante, appunto resi in qualche modo ufficiali da Boccaccio, sono la Commedia, il Convivio, la Vita Nuova e poi le canzoni. Si parlerà, diciamo, unicamente e esclusivamente della Commedia. Per esempio, nel 400, l'età degli incunaboli, si ha una sola altra opera dantesca uscita a stampa, ed è il Convivio, pubblicato a Firenze per Ser Francesco Bonaccorsi il 20 settembre del 1490. Si pubblicarono ancora nel 400 altre due opere, apocrife comunque di Dante, il Credo che Dante fece quando fu accusato per eresia dall'inquisitore, una decina di edizioni, e i Salmi penitenziali, 5 edizioni. Nel 400 escono in tutto a stampa 15 edizioni della Commedia. Una a Foligno nel 1472, una a Mantova sempre nel 1472, una a Milano sullo scorcio del 1477 e l'inizio del 1478, una a Firenze nel 1481,
una rilasciata nel 1487, due a Napoli, 1477, una senza data, ma diciamo dai bibliografi assegnata a circa 1478, e otto a Venezia. Nel 72, sempre nell'anno in cui escono tre edizioni diverse, nel 77, nel 78, nell'84, nel 91 due edizioni diverse, con due tipologi distinti, nel 1493 e nel 1497. Nel 500 abbiamo invece 30 stampe della Commedia, di cui 20 escono a Venezia, 6 a Lione, 3 a Firenze, di cui una con un solo inferno, e una a Toscolano, Brescia, per il Paganino. Questi altri dati numerici e cronologici non esauriscono la sola, non si esauriscono nella sola quantità, cioè oltre il 62% delle edizioni di dati tra 4 e 500 escono a Venezia. Per gli incunabili siamo al 53,3%, per le cinquecentine al 66,6%. L'importanza dell'editoria veneziana coinvolge altri aspetti della bibliografia dantesca: la qualità delle lezioni, la novità dei commenti, l'influenza dei testi rivisti e corretti sull'interna e l'intera filologia o tradizione dantesca. Una precisazione sugli estremi temporali di questo titolo. Il 1472 è l'anno che vede tre edizioni della Commedia con gli Aristofoligno, Venezia e Mantova. Nel 55, 1555, esce la stampa di Gabriele Giolito da Trino, in cui per la prima volta la Commedia è accompagnata dall'aggettivo divina. Novità questa poi non tanto dirompente, se nel 500 solo Domenico Fabbri a Venezia la riproporrà nel 69 e nel 78. A consacrare il titolo La Divina Commedia sarà la stampa fiorentina del 1595 per i torchi di Domenico Manzani, ma curata dagli accademici della Crusca. Su questa, diciamo, realtà storica e numerica, bene si è mostrata la geografia della fortuna della Commedia Angelo Eugenio Mecca, che cito testualmente: di fatto dunque, dopo aver toccato l'Italia centro-meridionale, Foligno, forse Iesi, perché l'edizione di Venezia qualcuno attribuiva a Iesi, e Napoli, la tradizione stampa della Commedia vira decisamente verso il settentrione, Milano e Venezia, cioè la capitale del 4-500 della nostra tipografia, nella quale Venezia troverà stabile dimora sullo scorso del secolo 400 e per tutto quello successivo. Mantova per la sua precocità e Firenze per la sua geografia sono le eccezioni. La città di Dante in particolare sarà destinata comunque a un ruolo subalterno anche nel corso del 500. L'edizione del Liber Dante, Società della Commedia, che usciva il 18 luglio 1472, impresso sul magistro Federico Veronesi, oltre a non essere la prima in assoluto del poema, poiché preceduta da quella di Foligno dell'11 aprile di quel medesimo anno, non precisava neppure il luogo di stampa. I documenti d'archivio vagliati a suo tempo da Schotterer dimostrano che l'impressione non poteva essere stata eseguita a Iesi, dove Federico De Conti, da Verona, sarà attivo solo dopo il 25 settembre del 1472, ma è stata eseguita altrove, e indicano questi studi dello Schotterer per congetture sì, ma più che convincenti, quale luogo di edizione Venezia. Non quindi un primato in assoluto, come era accaduto due anni prima per il rero volgare frammento di Petrarca, editi da Mendelino da Spira, ma un intervento precoce, poiché in quello stesso anno, 1472, oltre all'edizione di Foligno e quella di Federico De Conti, usciva la terza stampa a Mantova, con la sola indicazione dell'anno, per i tipi di Giorgio D'Augusta e Paolo Gunzbach, mentre il lavoro di sorveglianza del testo e l'assistenza alla composizione in officina era stato affidato al maestro Colombino da Verona, adiuvante Colombino Veronesi. La stampa veneziana di Federico De Conti,
che si presenta impressa in un elegante carattere romano, prova d'esperienze custografiche già affermate a Venezia, potrebbe convenientemente interpretarsi come una risposta commerciale all'edizione di Foligno. Perché mentre la commedia di Mantova è completamente autonoma da quella di Foligno, quasi certamente invece la commedia veneziana è legata, non che dipenda, ma è legata a quella di Foligno per motivi probabilmente commerciali. Un'operazione affrettata, procurata per rimettere quanto più sul mercato copie della commedia che la stampa di Foligno non era in grado di somministrare. Una stamperia di provincia come quella di Foligno non era in grado di produrre tante copie, ne avrà avuto se no 300, come era costume del tempo, mentre veramente a Venezia ci erano le strutture tali da poter permettere tirare un alto numero di esemplari. Per quanto riguarda il testo, poi, l'edizione pare poco curata sotto il profilo editoriale. Delle tre edizioni principes del 1472, quella veneziana si qualifica come eseguita con minor scrupolo. Non è difficile immaginare un lavoro frenetico in tipografia, con più di un torchio in funzione e con altrettanti compositori al lavoro, che si scambiavano febbrilmente i fascicoli dello stesso manoscritto, finendo per produrre un libro caratterizzato da lacune cospicue, omissioni diverse di intere terzine o la loro ripetizione, e un grande numero di errori. Lo scopo di concorrenza è evidente. Federico De Conti, chi l'aveva convinto finanziando l'iniziativa, eseguì il lavoro senza particolare attenzione sia per gli aspetti linguistici o filologici che anche per l'integrità del testo. Nel giro di due anni, 1477-1478, uscirono a Venezia due edizioni ben distinte della commedia che si raccomandano per alcune loro caratteristiche. Quella, la prima, pubblicata nel 77 da Vindelino da Spira, è curata da Cristoforo Berardi da Pesaro. Si tratta della prima edizione commentata. L'interpretazione è sostanzialmente quella di Jacopo della Lana, anche se Berardi insinuava si trattasse di quella del Benvenuto da Imola resa volgare. Nello stesso giro di tempo, scorso nel 1477 e inizio del 78, a Milano si stava pubblicando la commedia con il commento di Jacopo della Lana. Il curatore, Martino Paolo da Libia, detto Nido Beato, esponeva il commento Laneo come un'interpretazione insostituibile di Dante. Anche se Nido Beato poi era intervenuto in maniera molto determinata con aggiornamenti e rimaneggiamenti cospicui. Per cui la prima edizione con il commento, la prima edizione commentata della commedia è quella del veneziano del 1477. Nel 78 usciva la terza edizione della commedia a Venezia. È una edizione, anche se successiva a quella col commento di Jacopo della Lana, priva di commento. Ha lettura di un non meglio noto e identificabile Cipputato Caius, forse Lucius Lemnius. Essa vedeva la luce per i tipi di Filippo di Pietro. Il curatore, dissimulato sotto lo pseudonimo umanistico, si professa estimatore di Dante, che chiama tanto autore, tanto alla latina, così grande. Vuole emendare da errore e trascuratezze delle stampe precedenti, onde se in alcun luogo non si rima, si vede quest'opera come il verbo attende. I suoi interventi, del tutto arbitrari, volgono a detoscalizzare il testo, a introdurvi elementi umanistici e pieni di latinismi e regionali. Un'edizione rimasta isolata e come faceva presente Richardson, fortunatamente senza seguito nella tradizione tantesca, e anche per questo direi una edizione scarsamente studiata. Di lì a tre anni, nel 1481, usciva a Firenze una nuova edizione della commedia, commentata da Cristoforo Landino, finita di stampare il 30 agosto del 1481 per Niccolò di Lorenzi della Magna, cioè Niccolò Lorenzi tedesco. La stampa era e soprattutto voleva essere una riappropriazione ufficiale del poeta da parte della sua città.
Si trattava di una sorta di edizione nazionale promossa da quegli illustrissimi signori nostri, come dichiarava il Landino, in modo che per le mani di quel magistrato, il quale è il sommo della Fiorentina Repubblica, Dante sia dopo lungo esilio restituito alla sua patria. Con quella che Pierisotti definiva la parzialità fiorentina del Landino, questi rivendicava il diritto esclusivo di commentare la commedia del poeta fiorentino, essendo egli Landino fiorentino, come ostentatamente si dichiarava nel proemio. L'intervento dei pubblici amministratori e il sostegno di Lorenzo il Magnifico erano messi in giusta luce e per promuoverlo se ne era tirato un alto numero di esemplari, verso il 1500. Se la fortuna di quel commento fu immediata, se a Firenze esso non fu più reiterato neppure nel 500, Venezia se ne impadronì tempestivamente. La prima replica uscì a Venezia il 23 marzo 1484 per Ottaviano Scotto da Monza, ossia dai torchi di uno dei più importanti operatori commerciali del libro attivi nella Luna. Personaggio che aveva chiaramente una rete commerciale diffusa in tutta Europa, perché la tiratura molto alta delle edizioni veneziane non era soltanto per il mercato italiano, ma anche per il mercato europeo, dove l'italiano era conosciuto, era la lingua commerciale, la lingua della finanza del tempo, un po' come l'inglese adesso. Seguirono via via le stampe di Bernardino Bernardi e Matteo Codecà, 3 marzo del 91, di Pietro De Piase da Cremona, 18 novembre dello stesso anno, un'altra ancora del Codecà, 29 novembre del 93, e infine quella di Pietro De Quarelli, 11 ottobre del 97. Nelle sottoscrizioni della commedia devoluta a Bernardino Bernardi e Matteo da Parma, cioè quella del 91, la prima, si dice che essa era stata rivista ed emendata diligentemente per il reverendo maestro Pietro da Ficino, maestro in teologia ed eccellente predicatore dell'ordine dei minori. Il commento dell'Antino con la curatela espressa o implicita di Pietro da Fichine sarà riproposto nelle tre successive stampe unabolistiche veneziane, 91, 93 e 97. Nel 500 sarà riproposta per ben 8 volte, dall'edizione di Bartolomeo De Zani da Portese del 1507 fino a quella del 1596 commissionata dai fratelli Giovan Battista e Bernardo Sessa a Domenico Nicolini. Il nuovo secolo, il 500, si apriva con una importante novità nello scenario editoriale veneziano. Aldo Manuzio dava inizio a due esperimenti nel campo della tecnica editoriale, il volume in ottavo e il carattere corsivo, che vennero immediatamente e quasi universalmente adottati nell'Europa del tempo. Il 23 marzo del 1501 Aldo rivolgeva al Senato Veneto istanza per un privilegio che tutelasse dei nuovi caratteri da stampa, avendo egli fatto intagliare una lettera corsiva e cancelleresca di summa bellezza. La lettera corsiva era parte di quell'esperimento editoriale di cui sopra, realizzare con questi caratteri una collana nel formato in ottavo di autori classici, senza l'ingombro di commenti o glosse, i cui testi, corretti e sorvegliati da esperti, fossero sommamente affidabili. Essi avrebbero costituito la biblioteca del nobile uomo, ossia di chi amava le lettere, ma non vi si poteva dedicare a tempo pieno, avendo altri incombenze come servire la pubblica amministrazione, curare gli affari, praticare il commercio. Per il loro piccolo formato erano libri da portare ovunque, per essere letti nei momenti di ozio intellettuale, fuori dall'ambiente di studio, seduti all'albergo o passeggiando. I classici scelti da Aldo per formare quella biblioteca ideale non si limitavano solo agli autori latini e greci, ma comprendevano anche quelli in volgare. Nel 1501 uscivano Virgilio e Orazio, Giovenale e Perso e Marziano, ma assieme alle cose volgari del Petrarca. L'anno successivo lo vedevano la luce Sofocle in greco, Cicerone, Stazio, Lucano, Valerio Massimo, Ovidio e le terze lire di Dante. Come era successo 30 anni prima, Petrarca precedeva Dante. A occuparsi del poema dantesco con Pietro Belbo, che poteva disporre del codice donato da Boccaccio a Petrarca e conservato nella biblioteca del padre Bernardo.
Il lavoro preparatorio del Bembo per l'approntamento della stampa fu assolto in un arco di tempo relativamente breve. Dal 6 luglio 1501 al 26 luglio 1502, Bembo soggiorna a Recaro, villa ferrarese di proprietà di Ercole Strozzi, dove trascrive proprio a mano una copia in pulito, l'attuale Vaticano Latino 3197, che costituirà il fondamento della Liga del 1502, che uscirà nell'agosto dello stesso anno. L'importanza dell'edizione curata dal Bembo resta, come ricorda il Vitte, a fondamento di tutte le stampe del libro di Dante, che nel corso di 3 secoli e mezzo, e sino al giorno d'oggi, scrive nell'Ottocento, furono fatte in Italia e fuori. Innumerevoli certo sono le correzioni, ovvero i guasti che vi fecero i posteri, ma il fondo materiale del testo rimane sempre intatto, la Latina. La fortuna dell'esperimento manuziano costituito dai libretti da mano, dal carattere corsivo, dall'oculata scelta degli autori, diventa subito oggetto di concorrenza, anche sleale, come quella portata sistematicamente avanti dall'azienda di Gabbiano nella loro succursale di Lione, dove uscì nello stesso anno di 1502 anche la contraffazione di Dante. Prima che Maluzzi mettesse mano alla seconda edizione rivista e corretta, le stampe della commedia che riprendevano a modello il testo latino si erano moltiplicate. A Firenze del 6 usciva per opere e spese di Filippo di Giunta Fiorentino la commedia di Dante insieme con uno dialogo circa il sito forme di misura dell'Aquiferro, nel formato in ottavo e utilizzando la lettera corsiva. Il dialogo era opera di Antonio Manetti, mentre la lezione seguiva il testo del piano della Latina. Tenuto conto della stretta relazione che legava i due fratelli, Filippo e Luca Antonio Giunta, costituiti in società con sede uno a Firenze e l'altro a Venezia, non è difficile scorgere nella Giuntina fiorentina del 1506 una forma neppur tanto dissimulata di concorrenza. La stampa fiorentina mantiene la fisionomia testuale della Latina precedente, si differenzia nel titolo per l'aggiunta del dialogo, ma riprende il formato della lettera corsiva. A Firenze il privilegio veneziano nulla contava, anche se lo scopo primario della società familiare dei fratelli Giunta era di immettere sulla piazza fiorentina i libri veneziani, con tale accorgimento e in senso inverso, Luca Antonio poteva convenientemente importare a Venezia copie della commedia stampata dal fratello per vendere nella sua bottega, eludendo formalmente il privilegio senza ledere in punto di diritto il monopolio di altro. Un discorso a sé merito delle due edizioni procurate da Alessandro Paganino successive alla Latina del 1515, la prima uscita in due emissioni a Venezia, circa 1516, e l'altra a Tuscolano, circa 1527-33. Definite contraffazioni non sembra del tutto corretto. Pur concedendo che la lezione della commedia veneziana toscolanense del Paganino debba tutto alla Latina appena venuta alla luce, da ciò non si può indurre un comportamento scorretto da parte di Alessandro Paganino. Egli aveva un'altra considerazione del manuzio. Il suo progetto di editoriale voleva seguire le orme. Quando mi ha assicurato un facile, spero, si altro il manuzio admirabile virus. Admirabile, più sagacità e donna, per unico ufficio pertinente indaganda e di diligenza subsequa, e sedulità di Italia, scriveva, proponendosi come suo un suo epigono. La sua, piuttosto che definire una contraffazione, era da vedere come un'imitazione. La prima stampa della commedia del Paganino, senza indicazione di luogo di data, usciva comunque a Venezia circa 1516, dedicata al cardinale Giulio de' Medici, futuro Clemente VII. La seconda, ugualmente senza date, da collocare intorno agli anni 1527-33. Nel giugno del 1544, nel frattempo sono uscite altre edizioni a Venezia, noi prendiamo appunto quelle che hanno un certo quale apporto nuovo alla tradizione della commedia che ha come punto di riferimento Venezia. Nel 1944 usciva a Venezia la commedia di Alighieri con una nuova esposizione di Alessandro Velutello. La imprimeva il tipografo Francesco Marcolini da Forlì a distanza dello stesso Velutello. Il lavoro del Lucchese Velutello si poneva in posizione critica tanto nei confronti della, diciamo, versione del Bembo come in quelli del commento dell'Albino.
che aveva tenuto senza contrasto il campo negli ultimi 50 anni, che solo da ultimo aveva dato segni di stanchezza, scrive De Rispetti. L'autore del commento, lo stampatore, investendo le energie e profusero risorse per tirare un grosso volume in quattro di circa 850 pagine in un numero molto alto di esemplari, visto il numero delle copie ancora superstiti. La forte tiratura fece sì che l'edizione Marcolini circolasse in Italia e in Europa e conquistasse un buon numero di lettori. L'esposizione del Verutello era scritto, come nota Lisa, in modo semplice e rude, ma sufficiente allo scopo, e il suo commento dantesco mirava a sostituire quello dell'Aldino. Come visto, ciò non riuscì del tutto. L'esposizione dell'Aldino, infatti, conobbe una serie di stampe sino allo spirale del secolo, dato che dal 1564, per opera di Francesco Sassolino e alle spese dei librai Sessa, usciva il Dante con l'esposizione di Cristoforo Landino e di Alessandro Verutello nell'imponente formato in foglio che fu ristampato nel 1578 e nel 1596. Una singolare fortuna incontrò il commento del Verutello presso il libraio lionese di Guillaume Rouillet. Nel 1551 uscì in Lione, presso Guglielmo Roviglio, il Dante con nuove e tutte le disposizioni che erano quelle del dotto messere Alessandro Verutello. La lezione era e rimaneva sostanzialmente quella del Bembo e il volume uscito nel formato di sedicesimo. Se per la sua compattezza si ispirava al ventiquattresimo del Paganino, per la prima edizione veneziana del Paganino, in un formato stranissimo, il ventiquattresimo che significava un lavoro tremendo di impostazione della forma e di tipografia, d'altra parte il sedicesimo evitava le difficoltà di impostazione della forma e di tipografia proprio di quest'ultimo, perché il sedicesimo era altro che una, diciamo, una. Il foglio, il quarto, l'ottavo, sono sempre applicature sempre, diciamo, successiva del foglio della stessa forma. Il Rouillet presentò altre tre volte il suo Dante, nel 52, nel 71 e nel 75. Contribuì presentando la fortuna del Verutello di Lione il legame d'affetto e d'affari che il Rouillet manteneva con Venezia, dove aveva maturato una lunga esperienza di apprendistato e di lavoro presso Giovanni Giolito, che li chiamava affettuosamente il Bolzolito, e presso suo figlio Gabriele, con il quale intrattenne relazioni commerciali, e la sua bottega lionese era Alphe de Venise. È interessante questo, ho fatto un po' delle ricerche sugli studiosi francesi di questa fortuna di Dante Alighieri, Dante e anche Petrarca. Il punto focale su cui si è, diciamo, mettono la loro attenzione è quello dell'interesse dei letterati e così via. Però il fatto che vengano tirati, cioè già precedentemente nel 1547 Chantotourne, nel Pomolubica, il Dante, Petrarca e Dante, e addirittura quattro volte viene pubblicato da Rouillet, vuol dire che non erano soltanto i letterati francesi, ma presumibilmente c'era un mercato che tirava in Francia e poteva anche in Spagna, per cui Rouillet è legato in maniera molto forte con i Portonari, ovviamente che è il loro parente, sposa di un Portonari, e quando i Portonari si trasferiscono da Lione in Spagna, e gli subentra al loro posto nel mercato francese di Lione. Nel 1568 usciva in Venezia presso Pietro d'Affino postumo l'ultimo commento originale della Commedia del 500, Dante con l'esposizione di Messer Bernardino Daniello da Lucca. Circa l'esposizione del Daniello, sulla quale grava ancora il sospetto che esso si debba, almeno in parte, al suo maestro Trifone Gabriele, così scriveva Dionisotto. Il Daniello non poté che ripiegare a lume di buon senso sull'interpretazione letterale del testo, mascherando con una florisse grigia parafrasi il suo disinteresse per il contenuto storico-politico e teologico-filosofico e per i tratti propri della lingua. Lo assisteva la sua lunga familiarità con la poesia tutta di Dante, comprese le rime, e, cosa non comune, una buona conoscenza del convivio. Non era allora, come non è oggi, sufficiente sussidio al compito che gli spettava di far prova sistematicamente
sul testo di Dante e i principi e criteri retorici che a suo tempo gli erano serviti per il testo del Petrarca, gli mancarono le forze. L'ultimo contributo di rilievo e formale che Venezia conferì alla tradizione editoriale di Dante consiste nell'attribuzione dell'aggettivo divina accompagnato alla commedia. A proporlo fu il curatore dell'unica edizione dantesca che Gabriele Giolito de Ferrari inserì nel suo catalogo, ossia Ludovico Dolci. Dante era stato già insignito del titolo di divino poeta delle edizioni Stagnino del 12, del 20 e del 37. Poeta divino era programmato sul frontespizio della commedia di Jacopo da Borgofranco 1529 e di nuovo divino poeta nelle due stampe uscite al segno della speranza nel 1545 e 1550. Ma divino in quegli anni, metà del 500, era denominato Venezia l'Aretino. Giova credere che il Dolce, grande amico dell'Aretino, esitasse a ridecorare Dante con quello stesso titolo e preferisse con abile e legittima variante applicarlo all'opera. Di fatto bisogna riconoscere al Dolce, mediocrissimo autore, ma abile, oltre che infaticabile, imprenditore e manipolatore di prodotti letterari, il merito di aver escogitato una presentazione nuova, attraente e prescindendo dall'esecuzione irreprensibile dell'opera di Dante. Stranamente l'edizione del 1555 non fu più ristampata dal giudice, ma a distanza, nel 1569 e nel 1578, fu riprodotto tal quale da un altro stampatore veneziano, Domenico Fabio. Queste ristampe non sarebbero bastate a raccomandare il nuovo titolo escogitato dal giudice, ma accadde che nel 1595 esso fosse ripreso dagli accademici della Crusca nella nuova edizione. E poiché questa, dopo la parentesi del 600, fu giustamente considerata fondamentale dagli editori del primo 700, restauratore del culto di Dante, anche il titolo riemerse e piatto e innanzi con poche eccezioni diventò normale. Questi, diciamo, gli apporti della editoria veneziana alla trasmissione del testo di Dante. Grazie. Ecco, ringraziamo il professor Vinzaldar per questa sua dotta, ampia discussione e se c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole porre delle domande, l'argomento è molto interessante perché c'è il testo, ma forse come avviene per Petrarca, per il primo Petrarca, c'è anche il paratesto, che tu giustamente spesso nominato sui Giovanni, dove che in questo senso è stato un grandissimo maestro, no? anche nel studiare tutto quello che stava ai margini, diciamo, dei testi. Ecco, sarebbe interessante vedere un po' Petrarca, primo Dante, come funzionavano questi paratesti. Cioè, per esempio, per Petrarca volgare, anche l'edizione del 70, c'era, si cerca un po' a inserire dei testi latini, anche per nobilitare in un certo senso la materia volgare in una prospettiva umanistica. Non so se con Dante e queste prime stampe di Dante si verifica la stessa cosa. No. Si parla la commedia e basta. Non c'era. Commedia. Ogni tanto si è intorno al puro testo, come è stato inizio, poi di nuovo modificava qualcosa con l'altro, da poco umanista. Non volevo. Bene, grazie. Altre domande? Curiosità? Io volevo forse, penso che potevi dire una parola sulla. Fatto che comunque, ma. Sul Dante di Manuzio. Ecco, cioè su questa singolarissima obliterazione di tutta la cornice di commento
sentito diversi pareri, vorrei sentire anche, tu. Il parere è che rientra tanto, rientra di questo progetto editoriale che chiamavamo collage, vogliamo dire, che sono questi libretti da mano, sia perché per la portata, che erano piccoli, dovevano essere maneggevoli, per cui non potevano appesantirsi del commento, e sia perché per un umanista loro volevano la lezione precisa, corretta, studiata, curata da esperti, però senza il mondo del commento. Commento era una cosa scolastica, medievale, come volete, l'umanista voleva il testo sin grosso. Per cui questo rientra anche per quanto riguarda Dante e Petrarca. Dopo volete, se non so, se si mangiava, cioè, almeno quello che io ho sempre detto è che questa, cioè, proprio è un ritorno, cioè il Dante applica, cioè scusa, applica a Dante, a Petrarca, che rientrano nei classici per lui, lo stesso criterio degli umanisti per quanto riguardava gli autori latini e greci, cioè sì, corretta la lezione, ma i commenti erano una cosa della scuola. Va bene.